Nessun problema ragazzi, qua tutto sotto controllo. Oggi siamo nel video riguardo la classifica delle squadre di Serie A 2018-2019. La scorsa giornata, ossia ieri, perché mi sto inceppando con le parole perché sto registrando tanti video di seguito, come vi ho detto anche nel video dell'analisi sulla Fiorentina, è un po' un inceppo. Allora, ieri per voi e anche per me, moltissimi youtuber italiani a livello calcistico hanno portato questo video. Tutti quanti sono stati, diciamo, incaricati a portarlo da parte di Seagolf, invitati a portarlo da parte di Seagolf. Ovviamente quei youtuber calcistici che appunto Seagolf conosce e che io mi auguro di essere uno tra quelli fra qualche anno. E appunto ho deciso di portarla anche io con un giorno di ritardo per comunque distinguermi un po' da loro, per far capire che ho preso spunto da loro e non che Seagolf mi abbia detto di farlo, perché sarebbe stato molto bello, ma non è così. E appunto vi volevo dire una cosa: io avevo intenzione, come lo scorso anno, per chi non mi segue da un anno andasse a vedere il video, di fare di nuovo quello che io avevo fatto lo scorso anno, ossia la classifica marcatori. Infatti avevo invitato due youtuber in particolare che l'hanno fatta insieme a me, Andrea Mereo e Pablo Giallorosso. Quest'anno vorrei di nuovo chiedere a più youtuber possibili, magari con una vostra collaborazione, che ne so, qualcuno di voi mi dica, ad esempio, scriva sotto i commenti di uno youtuber, rispondi a sotto controllo su Facebook, non lo so. Però sarebbe un'idea abbastanza carina, perché io appunto lo chiederò a moltissimi youtuber, sperando che alcuni potrebbero accettare di nuovo questa idea, che mi piace molto. E niente, non parliamo di questo, ma parliamo della classifica. Iniziamo subito, non mi voglio dilungare troppo per far durare il più poco possibile questo video, ma partiamo. Al 20° posto ho messo il Chievo Verona, con Spal e Parma, 19° e 18° rispettivamente. Per me saranno loro tre retrocesse. Chievo, che per me quest'anno non lo vedo abbastanza solida come squadra. La Spal, che invece dopo lo scorso anno, il miracolo, non potrà ripetersi, come ha insegnato anche lo stesso Crotone. E al 18° il Parma, che per me saranno poi i punti di penalizzazione che decideranno la loro salvezza, perché secondo me possono salvarsi, ma alla fine con quel meno 5 rischiano molto. Poi al 17° posto troviamo il Frosinone, che si lotterà fino all'ultima la salvezza con le neopromosse, con Empoli e Parma. Quindi appunto al 16° troviamo l'Empoli, che per me Empoli e Frosinone sono due squadre, diciamo, molto ben quadrate, e soprattutto con giocatori di qualità. Soprattutto il Frosinone gli ha acquistato lo stesso Sportiello, che può garantire moltissime parate buone nella porta, cioè in porta. Poi al 15° troviamo il Sassuolo, a sorpresa. Ho deciso di mettere il Sassuolo perché secondo me, con tutto che ha giocatori di qualità come Boateng, come Berardi, alla fine è una squadra molto giovane e con De Zerbi secondo me non andrà troppo in là. Al 14° l'Udinese, anche l'Udinese è una squadra molto giovane, mi viene sempre da ruttare quando parlo troppo. Anche l'Udinese squadra molto giovane, che secondo me non andrà troppo avanti, non farà troppi progressi in confronto allo scorso anno. Poi troviamo Cagliari, Sampdoria e Genoa, le prime tre del girone di destra, del lato destro più che del girone, perché non è un girone ma è il lato destro. Secondo me saranno queste tre. Genoa, che vedo più avanti della Sampdoria, perché secondo me nel mercato si è mossa meglio il Genoa che la Samp. La Samp ha ceduto due pezzi forti, tre, come Zapata, Viviano e Torreira, e li ha rimpiazzati con De Frel, con Youngto, che vabbè è un giocatore di tutto rispetto, con Ronaldo Vieira, centrocampista inglese che ha solo il nome di importante ma è ancora molto giovane, e con Audero. Quindi comunque ha creato una squadra più giovane dello scorso anno, e per me quest'anno sarà un fallimento per loro. E poi il Cagliari, che per me farà un campionato tranquillo più dell'anno scorso. Andiamo alla zona sinistra della classifica, dove all'ultimo posto della zona sinistra troviamo il Bologna, che sarà la sorpresa di quest'anno, con Pippo Inzaghi che è un grande mister, e magari potrebbero anche agguantare il sogno Europa, ma non ci potranno mai arrivare, perché io vedo superiori al Bologna queste tre. Torino, Atalanta e Fiorentina. Torino, che vedo un po' più indietro delle altre due perché magari perderà qualche punto per la strada, e Atalanta e Fiorentina, che si scorticheranno l'ultimo posto in Europa League fino all'ultima giornata, e alla fine la spunterà proprio la viola.
E poi i due posti, diciamo, sicuri in Europa League, non passando per i gironi, li do a Lazio e Milan. Lazio sesto e Milan quinto, che si invertono in confronto allo scorso anno. E quest'anno si vedo molto più avanti il Milan della Lazio, perché comunque ha acquistato un grande bomber come Higuain, e alla fine ha un portiere di esperienza come Reina. Ha qualche alternativa in più in mezzo al campo, non proprio a centrocampo, ma lo stesso anche sulle fasce. Ha un Cutrone in panchina che può insidiare davvero il posto ad Higuain, anche se Higuain è un fuoriclasse. Ha comunque ricambi sulle fasce dei terzini. È un'ottima squadra, e quest'anno la vedo meglio della Lazio, che comunque resta sempre una grandissima squadra. Le prime quattro. Io partirei dal quarto posto, dove ho messo a mio malgrado il Napoli. Perché? Perché quest'anno con lo stesso Ancelotti non lo vedo un Napoli competitivo quanto le altre tre. Non tanto al terzo posto, dove ho messo la Roma, ma più che altro alle altre due, che mi fanno davvero paura, soprattutto una di loro che non è la Juventus, quindi avete capito. E Napoli e Roma appunto rispettivamente quarto e terzo posto. E il Napoli lo vedo un po' più indietro alla Roma per i numerosi ricambi che hanno i giallorossi. Hanno un 11 titolari alla pari di quello del Napoli, anzi forse quello del Napoli è superiore a quello della Roma. Ma se guardiamo la Roma in panchina ha un'altra formazione, mentre il Napoli scarseggia di elementi. Magari ci serve quel top player che ci possa cambiare la formazione titolare e magari faccia avere ricambi giocatori di qualità che adesso abbiamo nella formazione titolare. La Roma appunto vi ho spiegato, e poi al secondo posto io tendo, come anche l'anno scorso, ad invertire il mio primo posto con il mio secondo posto, perché secondo me al secondo posto arriverà l'Inter e al primo la Juventus. Però nel mio pronostico vi dico seconda Juventus e prima Inter, per comunque buon auspicio. E niente ragazzi, questi erano i miei pensieri. L'Inter quest'anno è davvero paurosa, soprattutto con Barsalico, Vidal, Nainggolan, Asamoah, De Vrij, hanno fatto degli acquisti paurosi. E chi paragona l'Inter al Milan dello scorso anno, vi sbagliate di grosso. Farò un video, penso, in futuro. E niente ragazzi, vi saluto, vi chiedo, non c'è nessun problema, è tutto sotto controllo. Bella ragazzi.